Una capitale assediata, tre armate che si incontrano in un solo punto. La costanza e l'eroismo, il genio e l'innovazione. Una lotta per la terra, sopra e sotto la terra. Una corsa di 400 km contro il nemico e contro il tempo. Una battaglia decisiva per le sorti del mondo. L'alba di un regno. Tutto questo e altro ancora è Torino, 1706. Ma ovviamente. Prima, sigla. Dunque, la battaglia di Torino del 1706. Anzi, l'assedio e la battaglia di Torino del 1706. Iniziamo con l'inquadrare storicamente la vicenda. Siamo nel pieno della guerra di successione spagnola, anzi, siamo sulla depluviale, al punto di svolta di questa guerra di successione, quasi una proto-guerra mondiale dell'era moderna. La guerra era iniziata nel 1700, quando quel poveraccio di Carlo II d'Asburgo, re di Spagna, era morto senza lasciare eredi diretti. Aveva quindi nominato suo successore il nipote Filippo d'Angiò, il quale era però anche nipote e possibile erede del più potente sovrano europeo del secolo, il re Sole, Luigi XIV di Francia. Quando viene reso pubblico il testamento di Carlo II, tutta l'Europa e buona parte del mondo, tutte le altre potenze, senza mezzi termini, se la fanno sotto. Pensate, sotto una sola corona, la potentissima e popolosa Francia con i suoi domini coloniali e la Spagna con il suo immenso impero coloniale che controllava tutta l'America centrale e metà della meridionale, ma anche le Filippine. Estendendosi poi in Europa anche a metà dell'Italia e ai Paesi Bassi spagnoli. Come vediamo bene in questa cartina, in Italia la Spagna controllava non solo la Sicilia, la Sardegna e Napoli, ma anche il cosiddetto Stato dei Presidi e la Lombardia, di fatto arrivando con la sua longa manus a controllare tutta la penisola. Sarebbe stato un impero mondiale imbattibile. Inoltre, per esempio, anche altri monarchi avevano i loro interessini, tipo il cugino del re di Spagna, Leopoldo d'Asburgo, arciduca d'Austria, imperatore, che voleva ereditare lui, per se stesso e per la propria famiglia, la pagnotta di famiglia, appunto. Ma in fin dei conti, chi in Europa non aveva pretese o interessi sull'eredità spagnola? E su quello che era stato, e geograficamente ancora era, l'impero su cui non tramontava mai il sole. Insomma, di riffa o di raffa, il piatto era ricchissimo e tutti avevano delle buone carte in mano. Quindi si pensò bene di ribaltare il tavolo, tirare fuori coltelli e pistole e iniziare a darsene di santa ragione, indirizzando coltellate e pistolettate principalmente contro il re di Francia e la fazione spagnola che lo appoggiava. Inghilterra, impero con tutti i suoi stati e i possedimenti asburgici del ramo austriaco, le ricchissime Province Unite, ovvero l'Olanda, contro la Francia, metà della Spagna e Portogallo e Savoia, che in realtà erano entrati in guerra a fianco della Francia così volentieri che alla prima occasione entrambi avevano cambiato campo. Infatti, il duca Vittorio Amedeo II era da poco riuscito a liberarsi dalla pesante tutela francese, prima facendo fuori la madre, politicamente si intende, come abbiamo visto in uno dei video precedenti, poi tenendo botta durante la guerra della Quadruplice Alleanza, barcamenandosi tra sconfitte militari e invece ottime iniziative ed idee politiche, ed era riuscito quindi ad uscire da questa guerra addirittura riacquistando Pinerolo, che era una sorta di enclave armata, una cittadella dei francesi che di fatto controllava e consentiva al re di Francia di controllare tutto il Piemonte, se avete presente la posizione di Pinerolo. Quindi, quando scoppia questo nuovo casino, della Spagna, Vittorio Amedeo vorrebbe fare tutto tranne aiutare i francesi. E di fatti tenta disperatamente nel 1700 di trovare un accordo con l'Austria. C'è soltanto un piccolo problema che si chiama geografia. Non ve ne fu né il tempo né lo spazio, visto che il governatore di Milano si era proclamato fedele a Filippo V, re di Spagna. E quindi gli stati sabaudi si erano trovati letteralmente in mezzo alla fazione dei Borboni, chiusi ad ovest dalla Francia
e a est dal Ducato di Milano, di fatto circondati. Luigi XIV quindi impone una sorta di alleanza a Vittorio Medio II, in realtà non è neppure un'alleanza, una vera e propria costrizione, perché non è che ci siano accordi definiti, per cui l'unica cosa che concede di sua grazia Luigi XIV a Vittorio Medio è di essere al comando dell'esercito congiunto, esercito franco-piemontese, che dovrebbe controllare la Lombardia e comunque, diciamo, scacciare gli imperiali dall'Italia. Però di fatto un cavallo di Troia neanche ben gelato, nel senso Vittorio Amedeo se ne rende conto fin da subito, sia perché i francesi si comportano con la loro solita spocchia, avevano già quelle idee di grandeur, di faccio tutto nuovo, eccetera, ma soprattutto il comando promesso a Vittorio Amedeo è un comando fittizio. Appena arrivano i francesi, di fatto sono i generali francesi che hanno il comando dell'armata. Generali francesi che tra l'altro non si comportano affatto bene, nel senso che si riescono a fare battere dall'altro grande protagonista di questo video che dopo andremo a presentare, ovvero sia il principe Eugenio. Cioè, nonostante Vittorio Amedeo gli avesse avvertiti, in certi casi suggerito anche la strategia giusta, lui che avrebbe dovuto essere comandante in capo è stato messo da parte. I francesi sono riusciti a farsi battere facilmente, anche, cioè facilmente, sono riusciti a farsi battere dal principe Eugenio. Non contenti di questo, diciamo che i francesi e addirittura lo stesso Filippo d'Angiò in transito, diciamo che scornarono varie volte diplomaticamente e anche personalmente, si parla anche di veri e propri insulti, tutto sommato, Vittorio Medio II. Vittorio Medio II quindi regge 2 anni questa costrizione, questa alleanza, poi quando la misura è colma, riaggancia i contatti con i diplomatici austriaci, contatti che poi tra l'altro di fatto non erano neanche mai stati interrotti. La parte divertente, divertente insomma, tra virgolette, è che Luigi XIV, il Re Sole, viene a conoscenza di questi contatti, nonostante si tenti di tutto per impedire che la notizia trapeli. Soltanto che Luigi XIV, non avendo capito dopo anni la psicologia di Vittorio Amedeo, fa una mossa alquanto azzardata, per non dire stupida. Ovvero sia, venuto a conoscenza di questi contatti, fornisce a Vittorio Amedeo la scusa diplomatica, diciamo, formale, per sganciarsi da questa costrizione. Telefona, no, non telefona, comunica al Vendôme, al generale francese a capo delle truppe in Italia, di eliminare, oddio, rendere inoffensiva, mettiamola così, la parte di esercito piemontese sotto il suo comando. Cosa vuol dire? Siamo nel 1703, Vendôme come si dice, a San Benedetto Po, ordina una tranquilla rivista delle truppe, una sorta di parata, richiede la presenza delle truppe piemontesi, essendo una parata chiaramente i piemontesi, che sono circa 3.000 al campo, si presentano allineati, eccetera, ma con le armi ovviamente scariche. Una parata, una sfilata, anzi, i regolamenti prescrivono di non avere le armi cariche. I francesi, viceversa, si presentano con le armi cariche, accerchiano i piemontesi e impongono la resa immediata. È la grande cattura di San Benedetto Po, e di fatto si taglia la testa, tutto sommato, al fior fiore dell'esercito sabaudo. Come vedremo all'incirca. Addirittura si costrinsero molti soldati piemontesi a passare nelle fila dell'esercito del Re Sole. Tuttavia, appunto, questo fornì la scusa perfetta a Vittorio Amedeo, perché siamo al 1° di ottobre del 1703. Vittorio Amedeo reagisce sdegnato a questa cattura dei suoi soldati con un giochino. Giustamente, per prima cosa, anzi, prende l'ambasciatore di Francia e tutti i sudditi francesi e li mette, li schiaffa in prigione. E poi dice: ma a questo punto io devo rivolgermi a un altro alleato perché sono stato tradito dal mio alleato, dal mio protettore.
e di fatto rende pubblica l'alleanza con l'Austria. In realtà giocando sulle cose, perché obiettivamente si dice, fa trapelare che l'ambasciatore austriaco è arrivato a Torino il 26 di ottobre, quando il 26 di ottobre in realtà si erano già visti da oltre un mese, il trattato era già stato firmato, il trattato d'alleanza, e quindi dice che è arrivato il 26 ottobre, poi ci siamo messi d'accordo per il 29, ma in realtà il trattato è già compiuto, diventa pubblico a questo momento, è un'alleanza vera con delle promesse concrete sia di aiuti sia di compensi a guerra finita. Nel frattempo Vittorio Amedeo subito, il 2 di ottobre, dopo aver incarcerato i cittadini francesi, appunto, dà ordine di levare immediatamente 6 nuovi reggimenti dal Ducato per sostituire quelli distrutti. Dà ordine di armare i Valdesi e comunque prende tutti i provvedimenti del caso. Altra grande fortuna per Vittorio Amedeo, gran parte dei soldati, una buona parte dei soldati catturati riuscì nell'arco di pochi mesi a svicolare dall'esercito francese e in parte andare a riunirsi alle truppe ducali. Questa è la situazione quindi al momento dell'entrata in guerra del Piemonte sul finire del 1703. La Francia ha a ovest un esercito comunque da rifare, la Lombardia a est i mani francesi. E infatti i primi 2 anni di guerra furono al limite dell'impossibile, appunto, come abbiamo detto, non tanto per la cattura di San Benedetto del Po, visto che le forze riuscirono a essere levate e una parte delle perse riuscirono a essere recuperate addirittura, ma banalmente per la geografia e la sproporzione delle forze. I piemontesi quindi cosa fecero? Fatti da altro esperto della guerra, esperti della guerra precedente, si chiusero nelle loro fortezze in attesa che arrivassero degli aiuti militari da parte degli imperiali o degli alleati, perché oggettivamente la sproporzione delle forze a favore dei francesi era spaventosa. Lo era in realtà nei primi anni ancora sullo scacchiere generale, perché stiamo parlando della Francia, che è la più grande potenza del tempo, la nazione più popolosa del tempo, che quindi già allineava un esercito enorme in grado da solo di superare tutti gli eserciti avversari. E lo era in particolare nel settore piemontese, dove il Piemonte, questo piccolo stato, che poi chiamiamo Piemonte, ma i Dominici Sabaudi in questo momento non sono neanche appunto tutto il Piemonte, sono una metà del Piemonte attuale. E quindi i piemontesi si chiudono nelle fortezze, aspettano gli aiuti. Grazie a Dio, gli aiuti economici arrivano subito, quasi subito, perché gli olandesi e soprattutto gli inglesi, i grandi alleati, riescono a rifornire a Vittorio Amedeo dei soldi che occorrevano per portare avanti una guerra. Ma perché arrivassero gli aiuti, cioè gli aiuti concreti, gli aiuti militari in truppe, uomini e materiali, si dovettero attendere di fatto 3 anni, e furono 3 anni di dolore e di batoste, furono 3 anni di una resistenza disperata, sempre sul punto di cedere, ma sempre rimasta viva, fino all'arrivo dei rinforzi. Nel 1703 cadde Montmélian in Savoia. Nel 1704 Vittorio Amedeo contrattaccò e, investito Chiomonte, raggiunge anche lui Montmélian e la libera, puntando poi verso Chambéry, ma rischiando l'accerchiamento si era poi ritirato precipitosamente al di qua delle Alpi, dopo aver messo, anzi aumentato, una guarnigione nella stessa Montmélian, che difatti fu subito nuovamente assediata e, nonostante una resistenza eroica, dopo alcuni mesi sarebbe caduta. In Piemonte, intanto, i francesi del Vendôme bruciavano il paese, mentre i piemontesi si rifugiavano nel sistema fortificato ideato da Emanuele Filiberto 150 anni prima. Venne poi un terzo esercito francese, che investì Vercelli, senza che Vittorio Amedeo e gli irregolari riuscissero a salvare la città, che cadde il 24 di agosto. Poi caddero Biella, che in questa mappa non c'è, Ivrea e Bard, a causa del tradimento del presidio svizzero. Ai piemontesi non rimanevano che Torino, Cuneo e Chivasso, ed il sistema fortificato di Corbignano, Verrua e Crescentino. Sistema investito a ottobre del 1704 dai francesi.
I piemontesi, dopo un sanguinoso assedio, abbandonarono Corbignano, distruggendo tutto. E il 9 novembre 1704 i francesi iniziarono l'attacco a Crescentino e soprattutto Verrua. L'assedio fu epocale e durò 6 mesi, in pieno inverno con assalti e contrassalti, mentre le truppe francesi aumentavano ancora e ancora. Alla fine anche Verrua cadde. Caduta Verrua, i Sabaudi avevano preparato la resistenza a Chivasso, la sola fortezza prima di Torino. Il 19 giugno inizia l'attacco e il sistema regge, grazie a molti scontri difensivi di successo, e nonostante la tensione dei comandanti piemontesi. Addirittura questa tensione era tanto spasmodica, secondo un cronista, che Vittorio Amedeo perse tutti i capelli in una sola notte. Tuttavia, la sproporzione delle forze era tale, soli 25 battaglioni austro-piemontesi contro 100 battaglioni franco-spagnoli, che Vittorio Amedeo il 30 luglio è costretto ad abbandonare la fortezza e il 31 ripara in Torino con tutte le truppe salvate. I francesi lo inseguirono subito e si accamparono fuori dalla città, tentando, o meglio, fingendo quasi un blocco. Fingendo perché? Perché a Torino era una grande piazza e l'unica speranza che in quel momento i francesi avevano era che si arrendesse subito, di spontanea volontà, perché di fatto, appunto, una grande piazza, la stagione comunque inoltrata per iniziare i lavori di un assedio che avrebbe richiesto mesi, le truppe esauste da un anno e mezzo di campagna, perché non dimentichiamoci che le truppe francesi che arrivano sotto Torino in quel momento non hanno avuto il classico riposo invernale, anche durante l'inverno hanno dovuto continuare ad attaccare Verrua, dissanguandosi, e appunto truppe esauste anche un po' moralmente e dissanguate, e quindi i francesi si vedono costretti a rimandare l'assedio alla primavera successiva. Torino non è spugnato in quel poco tempo, rimandiamo. Quindi si può dire che il sistema fortificato piemontese, questa grande progettazione di una serie di sistemi fortificati in profondità, che già tra l'altro aveva già intuito, non Vittorio Amedeo, scusatemi, Emanuele Filiberto, un secolo e mezzo prima, con Torino che controllava tutte le vie d'accesso che portavano dalle Alpi verso la pianura padana, ed era il culmine e il centro di questo sistema fortificato appunto aveva retto, aveva tenuto botta, aveva consentito di resistere 2 anni e mezzo completamente isolati nel nulla e fare in modo che i francesi, quando arrivassero, arrivassero davanti alla capitale, avessero il fiato talmente corto da dover rimandare. Una procrastinazione che sarà fatale sicuramente, perché primo, banalmente, i torinesi non se ne stettero, i torinesi, i piemontesi, Vittorio Amedeo non se ne stettero con le mani in mano, utilizzarono tutto il tempo che il fato concesse loro, secondo perché anche gli alleati a questo punto decisero che era il momento di giocarsi il tutto per tutto per salvare questo alleato che distoglieva una grande parte delle truppe di Luigi XIV. Di fatto, ricordiamolo sempre, come avverrà, piccola postilla, come era già avvenuto e come avverrà ancora e come avverrà sempre, perché di fatto si ripeterà ancora nelle guerre della Rivoluzione francese e poi volendo i francesi si tenteranno di nuovo. Non ce la faranno mica durante le guerre del Novecento, i francesi a quel punto sono troppo deboli, la via di penetrazione francese verso l'Europa centrale saranno sempre due, una verso nord, verso i Paesi Bassi, e una verso sud, verso l'Italia e il Piemonte quindi. Gli alleati a questo punto decidono di dover aiutare a tutti i costi, con tutti i mezzi, questo alleato che sta tenendo bloccata una branca della tenaglia del Re Sole di Luigi XIV. Intanto un'altra piccola postilla,
che ricorda come di fatto anche piccole cose, faccezze, inezie, cose imponderabili succedono e alle volte cambiano il corso della storia, i piemontesi ebbero una boccata d'aria fresca, una manna dal cielo, perché i francesi, per un banalissimo errore di dattilografia, potremmo dire, commisero un pesante errore, ovvero sia l'Eiffel Hulad, che era già arrivato davanti a Torino, prima di ritirarsi, però in previsione dell'assedio della primavera successiva, decise di spostare le truppe che stazionavano ad Acqui verso Alessandria, che allora era una città lombarda, ma in caso di copertura lui voleva che il presidio di Acqui andasse ad Alessandria. L'ufficiale che stava scrivendo gli ordini sbagliò, ascoltò male, e invece di Acqui scrisse Asti. E mandò gli ordini a Asti. Il presidio di Asti gli diede gli ordini. Cosa fa? Prese armi e bagagli e si trasferì ad Alessandria. Inutile dire che nel momento stesso in cui i francesi lasciarono la piazza di Asti, i piemontesi ci si precipitarono dentro, prendendo tutti i magazzini e fortificandosi in modo tale che appena i francesi si resero conto dell'errore, in novembre, provarono a scalzarli, ma non ci fu verso, e quindi, appunto, per un piccolo errore uno stupido errore di fatto di comprendorio, dattilografia quasi, si ebbe questa grande fortuna per i piemontesi, fortuna del tutto insperata. E così inizia il 1706. Tutto è appeso un filo e, come abbiamo visto, i torinesi non sono stati con le mani in mano durante l'inverno che è stato loro concesso e hanno rafforzato, per quanto possibile, la capitale e le sue fortificazioni in vista del prevedibile assedio. Ma come si presentava Torino alle soglie della prova più decisiva che la città aveva visto fino ad allora? La capitale sabauda allora era una città abbastanza piccola, di soli 46.000 abitanti, completamente cinta de mura per i suoi 12 chilometri. Mura che si appoggiavano su 21 bastioni, di cui solo due rivolti dalla cittadella verso l'interno della città, e su 226 cannoni e 28 mortai che avevano a disposizione 370 tonnellate di polvere da sparo. Le scorte alimentari erano sufficienti per 4 mesi. Ma queste erano solo le difese visibili della città, perché nel sottosuolo si estendeva un sistema di mina e contromina considerato forse il migliore e il più esteso d'Europa, che per di più Vittorio Amedeo aveva continuamente aggiornato, tanto che forse nessuno in realtà ne conosceva la reale estensione. Peggio ancora per i francesi, le fortificazioni di Torino erano molto poco rilevate sul piano del terreno, come possiamo vedere, ed erano quindi difficilissime da colpire, perché i colpi dei cannoni passavano sopra e andavano semmai a colpire la città, lasciando intatte però le mura. I francesi avevano studiato il problema dell'assedio ed anzi avevano dato, commissionato, questo studio a uno dei loro più grandi generali. Sicuramente, anzi, al più grande generale di quel secolo in materia di fortificazioni ed assedi, ovvero sia il Vauban. Vauban si era messo di buzzo buono, aveva studiato le problematiche dell'assedio ed era giunto alla conclusione che per conquistare Torino, la cittadella di Torino, sarebbero occorsi non meno di 55.000 uomini, nonché 3 mesi di operazioni lunghissime e complicate, in modo tale da porsi nelle posizioni migliori, circondare completamente la città e investire contemporaneamente tutta la città da tutti i lati. Tuttavia, i francesi, anche quando hanno l'esercito più grande del mondo, effettivamente, anche quando hanno dei grandi, degli eccellenti esperti, hanno sempre la boria. E quindi la mezza idea di sì, è così, ma dai, sono francesi, quelli sono dei poveri sfigati di letteralmente piemontesi, di montanari, possiamo arrangiarci, sì, bello lo studio, ma fondamentalmente chi se ne frega, i francesi ritennero che per vincere bastava essere tali. E
e quindi ignorarono il Gao. Così, quando nella primavera del 1706 i francesi si presentano sotto le mura di Torino, il loro esercito consta di soli 45.000 uomini, ovvero sia un esercito enorme, più grande della città che deve assediare in effetti, ma un esercito che conta 10.000 uomini in meno del numero minimo previsto dal Vauban per ottenere la vittoria. Un esercito che si appoggia su 250 cannoni che il Lefeuillade, ovvero sia il comandante francese dell'assedio, vuole utilizzare solo contro la cittadella, riutilizzando quel metodo che aveva già utilizzato l'anno precedente, gli anni prima, contro Verroa, dimenticando un paio di cose, tipo che intanto l'assedio di Verroa, questo modo di agire contro le regole nell'assedio di Verroa, gli era costato 7 mesi di tempo, quindi di fatto un anno, e gli era costato delle perdite spaventose. Le perdite francesi nell'assedio di Verroa furono appunto spaventose, enormemente superiore a quelle piemontesi, si conta qualcosa come 13-15.000 francesi fuori combattimento. Non solo, ma soprattutto si dimenticava che Torino non era Verroa e ignorava quindi un altro consiglio del Vauban, che si era raccomandato di investire tutta la città, tutti i settori della città, perché in caso di offensiva esclusiva contro la cittadella avrebbe magari anche subito degli scacchi. Il problema è che dalla città, la cittadella sarebbe stata rifornita di tutto, sarebbe stata rifornita di polvere, di uomini e anche di morale, potenzialmente di viveri, e quindi la città avrebbe alimentato continuamente la cittadella nella sua resistenza. Quindi ignorò questa previsione del Vauban, previsione che di fatto si rivelerà esatta. D'altro canto, se vogliamo spezzare una lancia a favore di Lefeuillade, bisogna dire che questa era una decisione un po' costretta. Non c'erano uomini sufficienti per investire da tutti i lati la città. Si poteva mettere blocco a tutta la città, assediarla, ma non attaccarla contemporaneamente da tutti i lati. Questo perché, a parte i 45.000 uomini a sua disposizione, gli altri 48.000 soldati francesi in Italia erano impegnati a tenere d'occhio forse il nemico più pericoloso, ovvero sia l'armata imperiale, soprattutto il suo comandante, il cugino di Vittorio Amedeo, ovvero sia quel principe Eugenio di Savoia, che era temuto, ed erano impegnati appunto a tenerlo d'occhio, a controllare che non facesse mosse false e scherzi suoi, cosa che poi infatti puntualmente farà. L'assedio inizia il 12 maggio con le prime operazioni dei francesi e il loro graduale avvicinamento alla città, e si prosegue così di fatto fino al 17 di giugno, quando Vittorio Amedeo affida il governo e la difesa della città al marchese Daun e al Carraglio, e gli affida loro 8.000 fanti piemontesi, 1.500 austriaci, varie milizie e un pugno di cavalieri per un totale di 20.000 uomini. Invece Vittorio Amedeo stesso prende con sé 4.000 uomini, fa una sortita e punta verso Carmagnola, in modo tale da non essere rinchiuso nella città, ma andare a unirsi ad alle sue altre truppe rimaste in esterno. Il Lefeuillade vede la mossa e pianta in asso l'assedio, prende 10.000 uomini, 40 cannoni e si butta all'inseguimento di Vittorio Amedeo. Il suo intento è chiaro: se io prendo il duca, poi lo uso tipo come spaventapasseri in modo tale che la cittadella cada, sia apra, perché non sparerà contro il suo stesso signore, la cittadella cadrà e con la cittadella cadrà la città, ovvero sia prendendo il duca costringo la cittadella alla resa e prendendo la cittadella costringo la città alla resa. E non era neanche un piano troppo sbagliato. Peccato che Lefeuillade insegue Vittorio Amedeo II, lo raggiunge quasi a Cherasco, ma poi manca questa occasione e Vittorio Amedeo si rinchiude nella Val Chisone, si asserraglia nella Val Chisone, ovvero sia una valle dove c'erano presenti altre fortificazioni, dove il duca trova altri uomini, per cui i suoi uomini ascendono a oltre 6.000 unità, e una valle tremendamente fedele.
attaccare con una superiorità numerica forte, ma non eccessiva, una valle alpina fortificata, dove la popolazione tremendamente fedele all'avversario non è esattamente il massimo. Quindi l'Efeuillade fa armi e bagagli e torna al suo assedio. Il comandante francese quindi ritorna scornato a Torino, dove in compenso nel frattempo i cannoni sono pronti. E il 19 luglio inizia il duello, lo scambio delle artiglierie. Un duello che doveva essere decisivo nei piani di l'Efeuillade e che invece non porterà nessun vantaggio ai francesi, ma anzi sortirà effetti deleteri e devastanti. Infatti, nonostante le scorte di polvere accumulate nei mesi precedenti l'assedio, i piemontesi si resero ben presto conto che ne stavano consumando troppa di polvere da sparo, che erano a corto di polvere. Poteva essere per loro una disgrazia, ma per sfortuna dei francesi, invece, fecero di necessità virtù, ovvero sia Giuseppe Maria Solaro, il comandante dell'artiglieria ducale, di fronte a questa necessità, scoprì, inventò per la prima volta al mondo quello che poi sarebbe stato conosciuto come principio di concentramento di fuoco. Cosa vuol dire? Che prima il metodo generalmente seguito dai cannoni e dalle artiglierie era aprire il fuoco con tutti i pezzi su tutto l'arco del fronte. Invece per la prima volta al mondo, appunto, i piemontesi inventarono questo principio di concentramento, che consiste all'opposto nel concentrare tutto il fuoco di tutti i cannoni contro un unico punto nel momento più opportuno. Obiettivamente un metodo nuovo e, soprattutto rispetto al precedente, estremamente efficace e devastante. Con questo nuovo metodo e riuscendo a coordinare al meglio l'artiglieria con i minatori e la fanteria, i piemontesi iniziarono ad infliggere perdite devastanti ai francesi, sia in uomini sia ancora di più soprattutto in materiali. Non passava giorno quasi che un magazzino francese non venisse centrato e prendesse fuoco, mentre la cadenza di colpi dei cannoni da entrambe le parti era tale che non raramente i colpi di cannone si scontravano fra loro in aria. Tuttavia i francesi non avevano ancora raggiunto l'unico punto da cui i cannoni sarebbero stati realmente efficaci contro le difese piemontesi, che difese che, come abbiamo visto, erano molto poco rilevate sul piano del terreno e quindi evitavano la maggior parte dei proiettili. Questo punto, da cui i cannoni sarebbero stati efficaci, i francesi lo raggiungono il 20 di agosto e vi creano una piazzola d'artiglieria. Neanche farlo apposta, ovviamente. Nello stesso giorno, solo qualche piano più in sotto, lo stesso punto è raggiunto dai minatori piemontesi. I minatori piemontesi, i quali nella notte fra il 23 e il 24 agosto piazzano tre mine e le fanno esplodere, distruggendo completamente la piazzola dei francesi, maciullando tutti i serventi presenti e distruggendo anche 13 dei 16 grossi cannoni d'assedio che i francesi erano riusciti a portare fin lì. Con questa azione, di fatto, l'efficacia dei bombardamenti francesi viene meno e quindi la voce effettiva, efficace delle artiglierie cessa e la parola torna alle fanterie, con durissimi e sanguinosissimi scontri molto cruenti, feroci, spesso anche all'arma bianca, sopra e sotto il suolo, sopra e sotto la terra. Va detto che fino a questo momento i francesi non erano ancora effettivamente arrivati sotto le mura, ma avevano solo e solamente intaccato, erano venuti a contatto con le difese antestanti le mura della cittadella. E si hanno appunto tutta questa serie di scontri di una ferocia abissale, questi scontri che possono ricordare quelli avvenuti così tanto spesso in altri assedi, dall'assedio di Vienna, che era di poco prima, ma fino anche, ricordiamoci, ad alcuni scontri in Vietnam, questi assedi appunto sopra la terra, ferocissimi, comunque assedi di scontri di trincea letteralmente, o addirittura sotto la terra, scontro fra gallerie piccole, scontro tra virgolette appunto tra topi di galleria, dove si va avanti in cunicoli, si trova un avversario, lo si scanna o se ne è scannati con una crudeltà
una crudeltà feroce, sembra un'esagerazione, ma è questo. Quindi i francesi alla fine riescono ad approcciarsi alle difese, a quantomeno le difese antistanti alla città, e il 26 e il 27 di agosto lanciano i primi due attacchi generali diretti contro le difese della città. Ovviamente sono due attacchi non supportati adeguatamente dalla fanteria e precoci, e questi attacchi sono sanguinosamente respinti. Tuttavia, anche la città era agli estremi sia perché la popolazione comunque era continuamente colpita dal tiro delle artiglierie, sia per i viveri che iniziavano a scarseggiare, sia per le scorte di polvere che, nonostante il nuovo metodo, l'efficacia del nuovo metodo, continuavano a diminuire. A peggiorare la situazione, il 27 d'agosto, davanti alla città, giunge un'altra intera armata francese, l'armata del nipote diretto del Re Sole, Filippo d'Orléans. Ma cosa ci faceva lì quell'armata? E dove erano soprattutto i rinforzi promessi ai piemontesi? Bene, ora è il caso di allargare il nostro sguardo al contesto strategico. Quindi allarghiamo adesso il nostro sguardo al contesto strategico. Come abbiamo visto, c'era un'altra armata francese in Italia impegnata ad opporsi all'armata imperiale tra la Lombardia e il Veneto, armata imperiale al comando del principe Eugenio, ovvero sia un cugino di Vittorio Amedeo. Quindi, alla domanda dove erano i rinforzi promessi a Vittorio Amedeo, erano lontani, molto lontani anzi. Per di più, in quel momento Eugenio non era neppure con l'armata, ma si trovava ancora a Vienna a cercare soldi che non c'erano, per finanziare la campagna che doveva iniziare. Soldi infatti non ne cicciarono fuori, tant'è che gli imperiali furono costretti a chiedere l'ennesimo prestito agli inglesi. Comunque, mentre Eugenio era ancora a Vienna, il suo vice, nonostante le raccomandazioni, anzi l'esplicito ordine, di non muoversi, la raccomandazione, no, non ti muovere perché non è ancora il momento, mi raccomando, non fare cagata, il vice di Eugenio attacca e viene sconfitto dai francesi di, appunto, dopo vediamo di chi, a Fossa Seriola. Poco male, tutto sommato, perché intanto è una sconfitta molto limitata, sia nelle perdite materiali, sia nelle perdite umane. Per di più, rientra in realtà quasi nei piani di Eugenio, o meglio, li favorisce, perché Eugenio sta iniziando a progettare una campagna in cui vuole attrarre quante forze francesi possibili, quante più forze francesi possibili verso la Lombardia, attrarle, evitarle e correre in soccorso di Torino. È un piano banale, nel senso di distrago di qua e corro di là, ma molto meno facile da operare sul campo. Diciamo che è un piano molto più difficile nella pratica che non nella teoria. Intanto Eugenio aveva dovuto convincere l'imperatore a puntare su Torino lasciando perdere Napoli, un obiettivo politicamente molto rilevante ma rimandabile. Poi Eugenio, fatto questo, trovati vagamente i soldi, era arrivato in Italia e il 14 aprile 1706 aveva assunto il comando della sua armata a Rovereto. Lo stesso giorno in cui assume il comando dell'armata, in pratica, però è costretto a scrivere al cugino, siamo a 14 aprile, ricordate, che non sarebbe stato pronto a marciare in suo soccorso prima del 20 di maggio. Questo perché quando Eugenio arriva all'armata trova una situazione che non gli piace per niente, trova una grave disorganizzazione, mancanza di quasi tutti gli equipaggiamenti, le reclute non ancora giunte sul posto, le poche giunte per nulla addestrate, insomma una logistica scadente, insomma la solita burocrazia, logistica tra virgolette anche, imperiale con cui Eugenio dovrà lottare per tutta la vita. E di fatto non ne verrà neanche mai del tutto a capo. Quindi cosa fa Eugenio? Scrive al cugino che prima del 20 di maggio non sarebbe stato pronto a marciare in suo soccorso. Tra parentesi, immaginiamoci la reazione di Vittorio Amedeo quando
gli arrivano queste notizie, considerando che l'assedio francese in quel momento è già iniziato. Quindi Eugenio prende in mano l'armata, la inizia a riorganizzare molto rapidamente e si arrocca a Gavardo con l'idea chiara di soccorrere il cugino, un'idea addirittura imposta all'imperatore. Bene, ma come fare? Che strada prendere con tutta la Lombardia, anzi quasi tutta la pianura padana, in mano ai francesi? E qua ci corre l'obbligo di ricorrere nuovamente alla geografia, una scienza tanto spesso vituperata ingiustamente oggi. Tutta la pianura padana è attraversata da un intrico di fiumi e canali, dove, anche considerando i pochi ponti, si possono difendere facilmente molte linee militari. E qui la prima idea di Eugenio. Gli affluenti di destra del Po, rispetto a quelli di sinistra, oggi come allora, sono a carattere torrentizio e, specie d'estate, vanno in secca e sono facilmente guadabili. Inoltre, l'esercito franco-spagnolo era in gran parte sulla riva sinistra del grande fiume e sbilanciato in avanti. Avrebbe quindi impiegato del tempo a rischierarsi. Quindi Eugenio decise di prendere la strada a sud per poi piegare verso ovest. C'era solo un piccolo problema. Eugenio era ancora sotto Verona. Inoltre, i francesi sapevano bene di che cosa Eugenio era capace. E quindi si erano premuniti e avevano fortificato tutto il fronte, dalle montagne fino al Po, sin quasi sotto Verona stessa e Legnago. Il 2 luglio, Eugenio, predisposto tutto, parte. Ha davanti a sé 350 km da percorrere in territorio nemico prima di congiungersi al cugino. Divide in diverse parti il suo esercito e lascia il generale Wetzel sotto Verona con 5.700 uomini. Poi punta verso l'Adige, il primo grande ostacolo. Per infrangere la linea del fiume predispone 5 attacchi, 3 finti e 2 veri, di cui uno lo guida in prima persona. Ha successo sia per la violenza dell'assalto, sia perché i francesi temono un accerchiamento dagli altri settori attaccati. Passato il fiume, Eugenio riunisce l'esercito e marcia verso il Canal Bianco. I francesi sono stupefatti e non sanno adattarsi a questa nuova situazione. Entro il 15 luglio Eugenio ha passato con tutto l'esercito anche il Canal Bianco, mentre i rinforzi e i presidi francesi arrivano troppo tardi per fermarlo. Eugenio punta ora al grande fiume, il Po. E qui Eugenio compie un'operazione anfibia da manuale, quasi uno sbarco in Normandia, un overlord ante litteram, passatemi il termine. Perché? Mentre a Occhiobello ammassa cannoni e addirittura fa costruire un fortino sulle rive del fiume, zitto zitto, nascostamente, si avvia verso Polessela. Qua giunto fa sbarrare un canale che sfociava nel Po. Ovviamente, che succede? Che le acque di questo canale iniziano a ingrossarsi, il livello di queste acque inizia a salire. Poi, nella notte fra il 15 e il 16 di luglio, numerosi barconi stipati di fanti e di guastatori e con le fiancate protette da fascine e parapetti vengono fatti calare nelle acque del canale. Il piano imperiale è pronto. A un segnale convenuto si tolgono i fermi al canale e le acque si precipitano in avanti nel fiume Po, trascinando con sé, quasi come dei mezzi da sbarco, i barconi, lanciandoli, scagliandoli contro la sponda opposta del fiume. Non appena raggiungono la riva, i fanti si precipitano ad occupare gli argini, mentre i guastatori staccano parapetti e fascine dai barconi e li utilizzano per formare una rudimentale trincea. I francesi sul posto sono sconcertati, stupiti, sono anche pochi, sono solo 2.000 e per di più sparsi in vari presidi. Provano quelli sul posto anche a resistere, addirittura tentano un contrattacco. Ma appena il loro comandante muore colpito da una fucilata, si sbandano e fuggono. Proprio mentre, nello stesso tempo, una seconda ondata di barconi porta nuove truppe imperiali a sud del Po. Il fiume Po, il più grande fiume d'Italia, la più grande barriera e la linea più forte al di qua delle Alpi, viene attraversata da Eugenio in una sola notte, con tutto un esercito. Intanto i francesi tentano di correre ai ripari e si muovono. Lasciano 10.000 soldati sul Mincio, in caso Wetzel venissero strane idee, e il duca d'Orléans, sì, proprio quel Filippo di cui abbiamo parlato prima, si porta e si attesta fra San Benedetto Po e il canale detto Fossa Parmigiana. Vuole tagliare ad Eugenio la strada per il Modenese, in buona sostanza.
Eugenio intanto aveva superato il Secchia e, catturato il presidio di Concordia, il 1 agosto si era presentato davanti al nemico, davanti a Filippo, solo per vedere che era troppo ben fortificato su quella posizione per attaccarlo. Si era quindi allungato con le sue linee fino a Carpi, smadonnando nelle sue lettere contro i soldati imperiali che, a suo dire, erano troppo lenti per le marce che aveva intenzione di fare. Ma li avrebbe fatti correre dopo. Attacca la città Carpi il 5 agosto, mentre i francesi continuano ad aumentare le forze a sud del Po. I due grandi eserciti, però, pur guardandosi in Cagnesco, non si attaccano. Che fare? Un'intera armata di quelle proporzioni si può anche sicuramente aggirare, ma rimane comunque un grave pericolo. Ma Eugenio non aveva lasciato Wetzel a Verona solo per tenere aperti i valichi alpini. Infatti, appena giunti pochi rinforzi, Wetzel, secondo gli ordini, passa il Mincio e attacca i pochi francesi rimasti a guardia del fiume, sfasciando nella battaglia di Goito il generale Medavì e poi marciando verso il Chiese. Filippo d'Orléans, saputo dell'attacco e non conoscendo l'entità delle forze del nemico, reagisce esattamente come Eugenio aveva progettato e quindi abbandona Guastalla e ripassa il Po. È il momento. Eugenio inizia ad accelerare. Prende Correggio e il 9 è davanti a Reggio Emilia. Il 14 agosto il presidio della città è costretto alla resa. Il 16 Eugenio è davanti a Parma, ma la marcia procede secondo lui ancora lenta per il caldo, la poca acqua e le truppe germaniche stremate. Quindi il principe manda avanti alcune truppe per fare in modo che l'esercito sia sempre rifornito celermente di pane e di acqua. Ora è davvero pronto a scattare. Il 18 è a Serravalle e manda al cugino la tabella di marcia dicendo che sarebbe arrivato il 29 agosto a Nizza Monferrato. D'Altaro punta ad ovest, passa diversi torrenti, poi il Trebbia, poi passa ancora lo Scrivia. Il 27 settembre attraversa la Bormida a Borgoratto e il 29 il Tanaro, arrivando a Villafranca. Aveva rispettato in pieno la tabella di marcia, 250 km in 9 giorni, portandosi dietro quasi 30.000 uomini, carriaggi e cannoni. Prosegue verso Alba, e qui lascia gli equipaggiamenti pesanti. Incontra una scorta di 200 cavalieri piemontesi e, alle 16.30 di quello stesso 29 agosto, incontra il cugino Vittorio Amedeo, che era uscito con le sue forze dalle valli e gli era venuto incontro. Il 31 l'armata imperiale si riunisce alle truppe ducali, a Villa Stellone, poco a sud di Torino. Sono arrivati. I tanto aspettati rinforzi sono arrivati, ma forse è troppo tardi. Intanto, come abbiamo visto, non sono arrivati da soli. Filippo d'Orléans, accorso a nord del Po, aveva incontrato e battuto il Wetzel abbastanza facilmente, ma aveva anche capito che Eugenio ne stava approfittando per correre verso Torino. Non potendolo più agganciare, o forse temendo uno scontro con lui, corse anche lui verso Torino per riunirsi alle forze di Lefeuillad. Avendo meno strada né nessun intralcio ed essendo in territorio amico, era arrivato il 29 agosto a Torino con i suoi 20.000 uomini, riportando gli effettivi francesi sotto la città a 44.000 soldati. Le perdite dei franco-spagnoli durante l'assedio della città, infatti, erano state devastanti, oltre 20.000 uomini persi contro la città sabauda in quei pochi mesi. Eppure, proprio nella notte del 29 agosto accade uno fra gli episodi più famosi e forse decisivi dell'intero assedio. Secondo una fonte, verso la sera quattro granatieri nemici interamente corazzati si calano nel fosso della mezzaluna, strisciano inavvertiti lungo la controscarpata e guadagnano la porta che conduce all'interno della città. Sono scorti e uccisi dalle sentinelle, ma sono seguiti da altri 12 e da un'intera colonna che mettono in fuga la nostra piccola guardia. I francesi sarebbero passati e la città caduta, se un nostro minatore, secondato da un altro, non avesse preso partito di chiudere loro in faccia la porta. Tentarono i francesi con mazze di ferro di abbatterla, ma frattanto un tal Pietro Micca, minatore di Adorno, per soprannome passa per tutto, disse al compagno che stentava a dare fuoco a una mina. «Levati di lì, tu sei più lungo di un giorno senza pane. Lascia fare a me, fuggi!» Poi avvicina la miccia troppo breve e dà fuoco. Il fornello scoppia e il poveretto ha minor tempo dell'occorrente a mettersi in salvo. Micca, probabilmente, tentando di salvarsi, è raggiunto dall'esplosione e, contuso, perde i sensi, morendo soffocato. Ma il suo sacrificio non è vano. I francesi quella notte non entrano a Torino. La capitale sabauda, sebbene allo stremo, resiste.
Fallito questo tentativo e ormai certi dell'arrivo di Eugenio, il 31 agosto i francesi, dopo un cannoneggiamento di 12 ore, lanciano un secondo grande assalto generale. Prima operano una finta verso il Po, poi con 11 compagnie di granatieri, seguite da 5.000 fanti e dragoni, investono la cittadella e conquistano le contesissime opere antistanti i bastioni, cioè le controguardie del Beato Medeo e di San Maurizio e la mezzaluna del soccorso. Caraglio e Daun accorrono, radunano tutte le ultime riserve e i soldati mischiati di 7 reggimenti contrattaccano, riprendendo la mezzaluna e la controguardia del Beato Medeo. Intanto il reggimento guardie si prepara ad attaccare presso San Maurizio. Guidate dal maggior generale di Saint-Rémy, a tamburo battente e fra duelli di folla, le guardie escono in colonna dalla città e avanzano verso la controguardia, mentre gli spalti si riempiono di cittadini in stato ansiogeno. C'è un breve scambio di fucilate, poi gli ufficiali si posizionano davanti alla colonna, levano in alto le spade e danno l'ordine. Avanti le guardie! Il reggimento grida «Viva Savoia!» e si scaglia contro il nemico, che riceve la carica gridando «Vive le Roi!». La mischia è terribile e per 2 ore è incerta, poi, lentamente, le posizioni perse sono raggiunte e liberate. Ma non è finita, perché i francesi si riorganizzano immediatamente e tornano al contrassalto. È un altro disastro. Infatti, non appena giungono a tiro, i piemontesi fanno brillare tutte le mine di cui ancora dispongono e cancellano in un istante oltre 300 granatieri, distruggono 2 cannoni e ne gettano un terzo in un fosso. Poi i granatieri delle guardie si lanciano a loro volta in avanti e snidando con le baionette i pochi superstiti del massacro li costringono alla fuga. Il secondo assalto francese fallisce completamente. Le Féulades chiede una tregua per soccorrere i feriti e dare cristiana sepoltura ai morti. Ma dal punto di vista piemontese le difese sono intaccate. Daun prende quindi una decisione drastica. I piemontesi si ritirano dal fossato della mezzaluna raccogliendo tutti i propri feriti. Poi si portano fascine e legna grossa in gran copia e si ammassano nel fossato. Si dà fuoco. È l'inferno. Nel grande fossato bruciano tutti i cadaveri, ma anche tutti i feriti e quei soldati che, intontiti, non erano stati soccorsi. Deve essere stata una scena orrida, come se l'inferno stesso fosse salito a inghiottire tutti quei poveretti. Inoltre, questa non è neppure la parte peggiore. Infatti, se l'incendio poteva essere utile, in qualche modo, a livello militare, le cronache riportano chiaramente di torinesi che deridono coloro che sono agonizzanti in questo inferno. Non solo, ma i difensori tirano col fucile su tutti coloro che tentano di fuggire da quell'orrore. Cioè, se pensate che stiamo parlando di una guerra moderna, fa specie. Addirittura, quando alcuni poveri disperati, feriti, ustionati, tentano di fuggire da quell'orrore arrampicandosi sui bastioni, sulle mura, i soldati piemontesi li ricacciano in quell'inferno di fiamme e di morte a colpi di baionetta. È una pagina orrifica di questa storia. E ci ricorda a cosa la guerra, i fumi del sangue, portano l'uomo. E ricordiamoci che non stiamo parlando di una guerra tra nazisti e comunisti, ma stiamo parlando proprio di una guerra che avviene in piena epoca moderna, quasi illuminata, e non fra cristiani e infedeli, ma fra cristiani e addirittura cattolici. Ma tu, che cuore hai di ributtare un altro uomo ferito, disperato, che si arrampica verso di te solo per arrendersi chiedendo pietà in quella morte orrenda, guardandolo negli occhi poi, perché se tu lo ributti con la baionetta vuol dire che davvero lo stai guardando direttamente negli occhi, alla stessa distanza se non inferiore con cui tutti i giorni tu parli ai tuoi amici, ai tuoi familiari, ai tuoi vicini, lo guardi negli occhi e gli neghi la pietà, gli neghi la salvezza, lo condanni, lo ributti pungolandolo in quell'inferno di fiamme, nella morte più atroce. Ora, chiaramente la guerra ha il prezzo più atroce, bisogna essere disposti a pagarlo, ma ammazzare così un ventenne disperato che tenta soltanto di arrendersi, uccidere un uomo, che cuore hai di uccidere un uomo che tenta soltanto di arrendersi e di fuggire alle fiamme dell'inferno in quella morte orrenda?
Nelle stesse ore, come abbiamo visto, era avvenuta la riunione fra le truppe imperiali e le truppe ducali. E i francesi questo lo sapevano. Poco dopo, infatti, Filippo d'Orléans scrive al Re Sole: «Quest'oggi l'armata del principe Eugenio ha passato il Tanaro e si è riunita con le forze di Monsignore il Duca di Savoia». Filippo è davanti a un bivio. Rimanere all'interno dei trinceramenti di controvallazione verso la città e circonvallazione contro gli assalti esterni o uscire e accettare battaglia. È una decisione pesante e Filippo non se la sente di prenderla. Sfortunatamente, non conoscendo Sun Tzu, demanda questa decisione al Re Sole, a Luigi XIV. Ma Versailles è lontana centinaia di chilometri e quando Luigi XIV scriverà la sua risposta, sarà la sera del 6 settembre e sarà anche troppo tardi. Filippo, comunque, nell'attesa, convoca un consiglio di guerra ed espone le sue idee. Egli è per dare battaglia, uscire dalle circonvallazioni e affrontare l'armata riunita ducale e imperiale. E fa questo perché fa le sue considerazioni. In caso di vittoria, sicuramente Torino si sarebbe arresa immediatamente perché l'unica sua speranza di soccorso, l'armata di soccorso, è stata distrutta. In caso di sconfitta, viceversa, l'esercito sarebbe comunque già in una situazione di marcia e quindi si potrebbe salvare. Lui propone fondamentalmente: usciamo, la cosa importante è non farsi bloccare, dobbiamo andarcene di qui. L'obiettivo è, anche se perdiamo, tiriamo dritti con tutto quello che ci rimane e salviamo la rimanente parte dell'esercito. Perché Filippo è terrorizzato dal fatto che l'armata di Eugenio possa tagliargli i rifornimenti con la Francia. E in effetti, tagliando le vie di comunicazione con la Francia, probabilmente un esercito che comunque è enorme sarebbe stato perduto. Di per sé erano argomentazioni anche solide. Sfortunatamente c'era un motivo per cui i generali più esperti di Filippo non convocavano mai consigli di guerra, non ne convocavano, non ne avrebbero mai convocato, ovvero sia, questi consigli spesso e volentieri erano una maniera quasi per perdere tempo, per non decidere nulla. Infatti, tutti i generali si oppongono al suo piano e Marsin comunque lo rincuora dicendo che la cosa più intelligente era rimanere all'interno delle circonvallazioni e aspettare che la città di Torino si arrendesse, cosa di cui Marsin evidentemente era sicuro, nonostante le recenti smentite. Nel frattempo si sarebbero potuti attendere gli ordini del re. Filippo, che ricordiamolo, era al suo primo comando di un'armata di queste dimensioni, si piegò all'esperienza dei suoi sottoposti. Intanto, mentre i francesi discutono, il cerchio attorno a questo cerchio va sempre più stringendosi. Il 2 settembre Vittorio Amedeo ed Eugenio occupano Chiari con 1700 uomini e salgono sulla collina di Superga, da cui si può vedere tutta la pianura, tutto il dispositivo francese e la stessa Torino. Vogliono attaccare, ma come? Calando dalle colline si farebbe più in fretta, ma si cozzerebbe contro la linea di circonvallazione dove questa è più salda e appoggiata al terreno. Quindi attaccare in pianura. Ma dove? Ed ecco la risposta. La parte del fronte di Le Feuillade, fra il Po e la Dora, aveva complete le linee di controvallazione e anche circonvallazione, ma il settore fra la Dora e l'Astura, una piccola striscia di terra di 2,5 km, assegnata all'appena arrivato Filippo d'Orléans, aveva la controvallazione contro la città, ma non la circonvallazione contro minacce esterne. Non a caso Filippo si era lagnato anche di questo con il Le Feuillade. Del resto, nessuno si aspettava che da lì giungesse un assalto. Non solo era un terreno rotto e difficile, ma per raggiungerlo un esercito avrebbe dovuto compiere una lunga marcia di diversi giorni, esponendo sempre il proprio fianco alla reazione avversaria. E una volta giunto sul posto, si sarebbe trovato su una stretta striscia di terra fra due fiumi e con alle spalle le montagne, senza linee di rifornimento. Quindi l'attaccante, in caso di sconfitta, sarebbe stato completamente annichilito, senza nessuna possibilità di ritirata, sarebbe stato completamente distrutto. Chi sarebbe stato così pazzo da tentare un attacco in quel settore? Ma ovviamente Eugenio.
Il principe, infatti, decise di portare proprio fin lì l'armata, facendole compiere un largo giro da sud, puntando prima verso ovest e poi verso nord, mentre contemporaneamente avrebbe distaccato un corpo che sarebbe un corpo speciale che sarebbe andato nella direzione opposta, ovvero sia prima verso nord e poi verso ovest, in modo tale da schierarsi davanti al Po, impensierire i francesi e in ogni caso tenerne inchiodata una quota parte durante la battaglia. Il 4 settembre inizia la marcia. I 30.000 uomini dell'armata alleata passano il Po a Carignano e si fermano sul Sangone, mentre contemporaneamente, ma in direzione quasi perpendicolare, 9.000 piemontesi e due reggimenti austriaci si spostano da Carmagnola a Chieri. Sempre il 4 settembre, messi alle strette, i francesi lanciano un nuovo grande assalto generale contro la città e anche questa volta sono sanguinosamente respinti. Il 5 settembre gli austro-piemontesi avanzano fino a Rivoli. Sono divisi in tre colonne: a destra la fanteria, a sinistra la cavalleria, al centro l'artiglieria. Un classico di Eugenio, che infatti aveva già adottato questa tattica anche a Zenta. In caso di attacco, con una semplice manovra di fronte a destra, tutta l'armata si sarebbe schierata linea di battaglia, pronta a reagire a qualunque minaccia e anzi contrattaccare. Ma i francesi, nonostante di nuovo Filippo d'Orleano implori di dare battaglia, non si muovono. Intanto Eugenio ha per di più un colpo di fortuna. Viene informato che una colonna di ben 1.000 muli sta scendendo dalla Valle di Susa verso Torino. Subito prende la propria decisione, affida due brigate di cavalleria al generale Visconti e gli ordina di intercettare la colonna. Visconti si precipita su questa colonna, distrugge la scorta di 500 cavalieri e la colonna dei rifornimenti si disperde, si divide in tre colonne più piccole. La più piccola in assoluto, di soli 200 muli, riesce faticosamente comunque a raggiungere le linee francesi. La colonna media viene completamente accerchiata e catturata. La terza colonna, la più grande, in un primo momento riesce a fuggire e accampa nel castello di Pianezza, dove c'è un presidio di soldati francesi. Essendo un castello, la cavalleria a questo punto non può fare più niente. Quindi Eugenio, di nuovo subito informato, dà ordine al generale Dessau di prendere fanti e cavalieri e di assaltare il castello. Dessau, passando per un conicolo fognario, di fatto sbuca all'interno del castello, massacra il presidio e controlla e conquista, cattura anche la colonna di rifornimenti più grande. A questo punto, finalmente, i generali francesi iniziano a tirare sulle antennine. Cosa voleva dire un'intera colonna di rifornimenti distrutta e la presa da parte degli avversari del castello di Pianezza? Forse voleva dire che gli austro-piemontesi stavano effettivamente attuando quella manovra di taglio dei rifornimenti, taglio delle vie di comunicazione verso la Francia che i francesi temevano? Ma soprattutto, dove stava andando Eugenio? E forse era il caso di approntare dei trinceramenti, delle difese anche in quel piccolo tratto fra i fiumi Dora e Stura, che era il più vulnerabile di tutto il dispositivo francese. È così che nella la sera del 5 settembre vengono emanati ordini in tal senso di iniziare il giorno successivo, 6 settembre, a fortificare quei 2,5 km di settore. Lo stesso 6 settembre l'armata alleata passa ad Ora ad Alpignano e si schiera fra la Dora e la Stura, con le montagne alle spalle e davanti la sola ala destra del Duca d'Orleans. È il momento decisivo, tutti i protagonisti accelerano. Il conte di Sant'Anna con i suoi 9.000 piemontesi da Chieri si avvicina alle linee francesi e l'Albergotti che tiene la linea delle colline e l'Effe-Ouillade si preparano allo scontro, rifiutando di muovere truppe dal loro settore. Nella notte, Daun, da Torino, scorge fuochi sulle colline e prepara un corpo d'operazione di 1.600 fanti e cittadini con 500 cavalieri e 6 cannoni. Era pronto per la 35ª sortita di quell'assedio. Tutti scrivono lettere. Filippo allo zio, di nuovo chiedendogli, supplicandolo di poter uscire, attaccare, dare battaglia. Lo zio da Parigi
ma ovviamente questa risposta non farà in tempo ad arrivare, gli dice di lasciare perdere tutto, lasciare perdere la città, lasciare perdere l'assedio, lasciare perdere la battaglia, pensare soltanto a salvare, a conservare le poche truppe rimaste, quei fanti addestrati. E infine scrive una terza persona, l'unico che scrive solo per informare, perché è anche l'unico che le sue decisioni le ha già prese. Domani, a Dio piacendo, si marcerà contro il nemico. Ovviamente quest'unico è Eugenio. Eugenio questa battaglia l'ha voluta e ricercata e quindi organizza l'attacco in modo preciso ma adattabile. Gli ordini sono chiari. Un'ora prima dell'alba la fanteria e la cavalleria, senza rullo di tamburi o squilli di tromba, si sarebbero radunate, pronte a marciare. L'attacco è basato su una manovra che non è né in linea né in colonna. Come al solito, Eugenio non si basa sugli schemi, semmai li crea. In prima linea, precedute dai granatieri, otto colonne di fanti, colonne larghe, dove ogni battaglione ha una fronte di ben 450 metri ed è separato dai battaglioni che lo affiancano da spazi compresi fra i 30 e i 40 passi, spazi dove prendono posto i cannoni, destinati ad appoggiare sul posto e col loro tiro diretto l'assalto delle fanterie. In seconda linea lo stesso identico schema, solo con spazi più larghi fra battaglione e battaglione, in modo tale che, alla maniera romana, in caso di confusione i battaglioni esausti si sarebbero potuti ritirare e riorganizzarsi alle spalle dei battaglioni freschi, e viceversa, in caso di riuscita dell'assalto, al momento opportuno la cavalleria avrebbe potuto sciamare più facilmente e superare la fanteria. L'ordine è di marciare il più possibile in avanti, arma in spalla, e di sparare solo all'ordine esplicito del comandante. Presa la prima linea nemica, i granatieri dovranno aprire dei varchi alla cavalleria. Questa, approfittando della confusione avversaria, si precipiterà in avanti, piombando sul nemico ovunque esso tenti di radunarsi e perseguendolo fino alla sua completa distruzione. Una combinazione devastante delle tre armi, cavalleria, fanteria e artiglieria. Non per niente Eugenio aveva fatto la gavetta fra i dragoni, ovvero una fanteria montata, e per anni aveva combattuto contro i turchi, contro i quali era necessaria proprio questa combinazione, l'utilizzo sapiente di tutte e tre le armi e la loro coordinazione. Sempre contro i turchi, una cosa non ancora molto diffusa in Occidente, Eugenio aveva saputo utilizzare truppe leggere, esploratori, in questo caso anche valdesi, croati, gente rotta ogni fatica che andava ad esplorare il terreno, insomma, quella che sarebbe presto diventata la fanteria leggera. E anche Torino, Eugenio, la utilizza. Non per niente, in prima linea, all'estrema sinistra, sono presenti proprio questi fanti leggeri che aprono la strada ed esplorano il terreno prima ancora che i granatieri si mettano in marcia. E così avviene. Alle 5 e mezzo del mattino del 7 settembre 1706 l'armata è in marcia. Alle 6 Filippo d'Orléans viene buttato giù dal letto con la notizia dell'attacco avversario. Marcin, che non vuole credere, non può credere che l'avversario stia attaccando in quel momento, in quel settore, dispone i suoi battaglioni nel modo migliore e poi corre verso altri settori, verso altri comandanti a chiedere rinforzi. In quel momento, infatti, su tutta la linea del fronte francese, contro l'attacco avversario sono disposti soli 17 battaglioni. Altri sarebbero giunti in seguito, ma sarebbero giunti appena svegli e affamati. Questo è l'ennesimo capolavoro di Eugenio. Non solo sorprende il nemico, ma a parità di forze nel teatro operativo, nel punto locale, nel punto fondamentale e decisivo dello scontro, ha la superiorità numerica e l'ha in modo netto, totale. 3 a 1 all'inizio dello scontro. Infatti, ai suoi 30.000 uomini, il Marsin e l'Orléans possono contrapporne solo 13.000, a cui solo dopo si sarebbero aggiunti altri 3.000 dragoni. Infatti, il Lefebvre non si muove dalle sue posizioni davanti alla città e l'Albergotti rimane fermo sulle colline a contrapporsi al corpo speciale piemontese. A questo punto i francesi fra la Dora e la Stura si abbarbicano alle poche difese che sono riusciti a preparare, anche perché adesso sono loro che rischiano di finire in trappola. Con la città alle spalle e chiusi fra due fiumi, con soli tre ponti a disposizione, di cui uno, tra l'altro, conduce in città, ovvero alla cattura,
mentre soltanto quello sulla Stura che va verso Chivasso e quello sulla Dora presso il castello di Lucento potrebbero garantire un qualche tipo di salvezza. Genio alle idee chiare, sfondare la destra avversaria girandola, piegare ancora a destra e chiudere la partita. Il nemico a questo punto potrebbe solo fuggire verso Lucento o essere chiuso con alle spalle la Dora ed essere massacrato. Sarebbe tagliato fuori dalla via verso la Stura e verso Chivasso, e intanto gli imperiali potrebbero raggiungere la città. A guidare la manovra sulla propria sinistra sono, ovviamente, gli stessi Eugenio e Vittorio Amedeo. Il quale, come al solito, avanza troppo e si ritrova esposto ai tiri dei cannoni avversari, ragion per cui, in breve tempo, riprende i suoi uomini e li riporta ad allinearsi con il resto dell'esercito. Alle 11 lo schieramento è completo. Eugenio ordina l'avanzata. Sotto il fuoco di cannoni e fucili, i fanti dell'esercito alleato marciano in perfetto ordine fino ad arrivare a soli 10 passi dalla linea avversaria. Qui si fermano, caricano le armi e fanno partire una scarica micidiale. Poi attaccano la baionetta. I francesi sul posto non cedono ed i prussiani in prima linea hanno molte perdite tra morti e feriti. Brigata prussiana sta iniziando a ondeggiare pericolosamente, ma la seconda arriva in appoggio. Il principe d'Anhalt in persona guida questo attacco e, mentre altri sono respinti, entra nella prima trincea. In quel momento, degli Ussari avvisano Vittorio Amedeo che il nemico ha cessato di sorvegliare la Stura e che il fiume, vista la stagione, si è in parte ritirato. È un segno divino. Vittorio Amedeo raduna una manciata di granatieri, gli Ussari, le sguardie del corpo e si getta nel letto del fiume. Lo percorre fino a superare la linea avversaria, poi balza fuori alle sue spalle. Attacca. Del tutto inaspettato e violento, l'attacco è decisivo e l'ala destra francese si sfascia e si dà alla fuga. A questo punto la fanteria imperiale si butta in avanti e conquista la prima linea francese. Tuttavia, la fanteria si divide in due. Una parte converge secondo i piani verso destra, ma una parte, contravvenendo agli ordini ricevuti, invece di consolidare la propria posizione, continua ad avanzare, aprendo di fatto una pericolosa falla al centro dello schieramento alleato. I franco-spagnoli vedono una possibilità e, radunati i corazzieri e il Real Rossiglione, si gettano in avanti. Potrebbe essere un disastro, ma il generale Iselbach raduna due reggimenti che fanno partire due devastanti salve contro i cavalieri nemici, mentre, attirato suo malgrado dalla confusione, giunge lo stesso Eugenio sul posto. Il principe affretta le aperture dei varchi da parte dei guastatori della linea avversaria e, ottenuteli, scaglia quanto ha della sua cavalleria, i propri corazzieri, i propri dragoni contro la cavalleria francese. Poco dopo, un valletto del principe viene centrato da una fucilata e muore, e lo stesso Eugenio si vede il cavallo ammazzato sotto. Lui stesso cade in un fosso e ne riemerge coperto di sangue e di fango, ma lungi dallo scomporsi non fa altro che chiedere un altro cavallo mentre incita spasmodicamente ad attaccare ancora e ancora il nemico. La cavalleria francese, infatti, tenta ancora una volta di riorganizzarsi, ma la Garibaldi, Visconti e lo stesso Vittorio Amedeo, alla testa dei suoi dragoni e delle guardie piemontesi, l'attaccano violentemente, finché, dopo un'aspra mischia, il numero maggiore oppresse il minore e i cavalieri gallo-ispani sono costretti alla fuga. A questo punto, la fanteria, vistasi abbandonata a se stessa, si dà alla fuga e la destra francese cede definitivamente. Tuttavia, fino a questo momento, l'ala sinistra francese ha invece retto abbastanza bene, sia perché si appoggia al castello di Lucento, sia perché è animata dalla presenza nelle proprie file, dalla presenza diretta nelle proprie file del Marsin e dello stesso Filippo d'Orléans, sia infine perché è stata l'unico settore interessato dagli scontri dove sono aggiunti discreti rinforzi, quei famosi 3.000 dragoni che l'Effeuillade si è ricordato una certa di dover mandare. E infatti, nonostante i reiterati attacchi, nonostante mischie furiose, nonostante lo stesso Filippo d'Orléans abbia prima ricevuto tre palle nella corazza, grazie ad appunto fermate dalla corazza, e poi sia stato ferito a un'anca, e nonostante questa ferita si sia rifiutato di lasciare il campo di battaglia, forse anche grazie a questo esempio, gli imperiali del Rebider e del Sassonia-Gotha sono respinti decisamente dai francesi. In questo settore gli imperiali non riescono a passare. Poi, contemporaneamente, accadono due cose. La destra francese collassa definitivamente e si dà allo sbando. E, quasi nello stesso momento,
Marsin e per una seconda volta Filippo d'Orléans sono feriti, e questa volta in modo estremamente grave, e sono trascinati via dai loro uomini. Marsin non la scamperà. A questo punto Eugenio, visto il momento, lancia in avanti tutta la cavalleria. I francesi crollano, vanno in rotta, fuggono, tentano disperatamente di raggiungere Lucento. La guarnigione di Lucento tenta di resistere, anzi riesce a resistere, respinge ancora gli imperiali del Gotha, mentre tenta disperatamente di fare transitare i propri compagni sul ponte verso la salvezza. Sfortunatamente per loro, poco prima, Daun, raccolto il suo corpo di 2100 uomini, tra fanti e cavalieri, era uscito dalle mura di Torino e si era lanciato alle spalle dell'armata francese. Non trovando quasi nessuno davanti a sé, aveva poi incontrato il centro francese già in ritirata. Daun aveva fatto schierare i suoi uomini e aveva fatto partire una salva micidiale che aveva distrutto le ultime resistenze del centro francese. Poi Daun si era volto ancora verso sinistra e aveva puntato verso il castello, verso Lucento. La guarnigione di Lucento non può resistere a questo nuovo attacco e quindi, vista la malaparata, i francesi incendiano i magazzini, abbandonano il castello, passano i ponti e li fanno saltare alle loro spalle. In questo modo rallentano sì l'avanzata degli imperiali, ma di fatto condannano tutti gli uomini dell'ala destra e del centro francesi, i quali, presi in mezzo fra Daun, Eugenio, la cavalleria ed il fiume, non possono far altro che arrendersi. Nel frattempo, in un mondo parallelo, potremmo dire quasi magico, nel suo settore, Le Feuillade, completamente ignaro di quanto sta accadendo e diciamo perso appunto in un suo mondo quasi magico, è impegnato tranquillamente a fare quello che ritiene il suo giusto compito, ovvero sia continuare a bombardare come se non ci fosse un domani la città. Le Feuillade. Chapeau. Peccato che poco dopo mezzogiorno, anche nel settore di Le Feuillade, inizino ad arrivare i primi superstiti, i primi fuggiaschi della battaglia che sta avvenendo. Laceri, sporchi, insanguinati, feriti, quasi tutti traumatizzati, riportano le notizie che sono già di per sé catastrofiche, ma non solo lo fanno questo, le ingigantiscono. Le notizie sono tremende, l'esercito distrutto, gli imperiali sono in arrivo, Lucento è caduta, dalla città escono uomini a profusione. È il panico totale di tutto il settore di Le Feuillade. Semplicemente il corpo di questo generale francese sbanda completamente e si dà alla fuga. La battaglia è finita. I due principi di Savoia entrano in città, mandando al contempo 500 cavalieri a inseguire ciò che resta dell'esercito francese, infliggendogli nuove notevoli perdite. Mentre alle 18 il duca e il principe si recano al Duomo per celebrare un solenne Te Deum di ringraziamento per la vittoria, si iniziano a tirare le somme di questa colossale battaglia. Ma occorreranno diversi giorni per rendersi conto di quale trionfo è stata la battaglia di Torino del 7 settembre. Questo trionfo i piemontesi l'hanno pagato con 947 morti e 2.304 feriti, ovvero il 7,05% della forza impiegata in battaglia. Ma nella sola battaglia i franco-spagnoli avevano perso oltre 2.500 morti e 1.500 feriti, i quali andavano ad aggiungersi ai 197 ufficiali e 5.200 soldati presi prigionieri, ovvero quasi 10.000 uomini, il 21% della forza impiegata. Già così la cifra sarebbe spaventosa, ma a questa bisogna aggiungere un numero ancora superiore, mai precisato e probabilmente mai precisabile, di tutti quei soldati morti annegati nei fiumi, uccisi, raggiunti e uccisi dai contadini, semplicemente sbandati o addirittura disertori, per non parlare dei dispersi. In altre parole, una cifra ancora più alta, una cifra a dir poco spaventosa. Peggio ancora, per quanto non si parli di vite umane, era andata per i materiali. I francesi avevano lasciati intatti tutti i magazzini di armamenti, foraggi e viveri, essendo riusciti a dare fuoco soltanto ai magazzini di polvere da sparo. Ma questa era soltanto la punta dell'iceberg di un bottino
quasi difficile da quantificare. Gli alleati infatti avevano trovato anche 4.000 muli, cavalli e buoi da traino, oltre 220 pezzi d'artiglieria, considerando 164 cannoni e 56 mortai, e per la stessa artiglieria una valanga letteralmente di materiale di supporto. Tutto fu incamerato da Vittorio Amedeo, il quale tra l'altro fece letteralmente jackpot. Infatti gli alleati riuscirono a mettere le mani anche sulla cassa delle sulle casse delle armate francesi e furono trovati 22.000 luigi d'oro e altri beni, gioielli e ritratti per un totale stimabile intorno alle 60.000 lire. Cifre astronomiche per l'epoca. Letteralmente e veramente una manna dal cielo per la ricostruzione ed anzi, in prospettiva futura, l'ampliamento dell'esercito sabaudo. In un solo giorno erano state distrutte non una ma due armate francesi, rimanendo intatto il solo corpo dell'Albergotti. Questi, infatti, in quei giorni era rimasto a stazionare sulle colline fronteggiando il corpo speciale piemontese. Tuttavia, saputo dell'immane catastrofe piombata sulle armate francesi e vistesi chiuse le vie dell'Italia da quegli stessi piemontesi che avrebbe dovuto fronteggiare e ormai con le spalle ben poco sicure visto che c'era l'armata imperiale, Albergotti decise, saggiamente, di approfittare della notte per sgattaiolare via dalla sua posizione, infilarsi nelle valli, raggiungere Pinerolo unendosi ai resti macilenti di quelle che erano state due armate francesi e con essi ripassare in fretta e furia le Alpi. In pratica non ci sono più eserciti francesi in Italia. Un trionfo fatale per i Savoia, una grande vittoria per l'impero, una catastrofe immane per i francesi, anche perché, ovviamente, i due cugini, una volta trionfato e festeggiato il giusto, non se ne stanno certo con le mani in mano, ma procedono immediatamente a smantellare tutto quello che resta del dispositivo francese in Italia. Ricominciano riconquistando le piazze del Piemonte, cosa estremamente facile, visto che gli stessi francesi, per evitare di riconquistarle, ne avevano smantellato le difese. Entro il 15 settembre tutto il Piemonte è ripreso e i francesi sono scacciati anche da Bard e dalla Val d'Aosta. Erano corsi 3 anni a quella conquista, alla liberazione bastano 7 giorni. Poi i due Savoia puntano verso la Lombardia. Investono Vercelli e un distaccamento costringe alla resa Chivasso e i suoi 1.000 uomini entro pochi giorni. Ancora, si attacca Novara, troppo pochi difensori e il 20 il governatore è costretto ad abbandonarla. Siamo a soli 12 giorni dalla battaglia. I Savoia passano il Ticino il 22 settembre, il 24 sono a Corsico, a 7 km da Milano. Nonostante il governatore Medevi chieda di resistere al comandante della piazza De Vaumont, questi si ritira verso Mantova e il Senato e il Consiglio offrono la dedizione della città all'imperatore. Il 26 Eugenio entra in città. Si mette il blocco al castello, ma non ci si ferma, si prosegue, si punta sull'Adda e sull'Oglio. Qui i pochi francesi rimasti si ritirano verso Mantova. Lodi si arrende alla prima chiamata, mentre Daun si occupa di Pavia. La città vorrebbe resistere, ma basta un solo giorno di cannonate perché i suoi 2.000 uomini di presidio si rifugino nel castello e il giorno successivo si arrendano, consegnando un grande bottino di viveri e di cannoni. Ma le città sono ancora tante e l'inverno prossimo. I due cugini quindi si dividono. Eugenio attacca Tortona e Alessandria, che prova a resistere, almeno fin quando non esplode un magazzino di polvere e la città è costretta alla resa nella seconda decade d'ottobre. Allo stesso tempo Vittorio Amedeo investe Pizzighettone, forse la base più ostica da prendere, ma ne ha comunque ragione il 29 di ottobre. E poi ancora cadono Arona, Trezzo, Fuentes, Mortara, si manda la cavalleria a rastrellare l'Oglio e si invade il Cremonese. Infine cadono tutte le piazze e per i francesi l'Italia è definitivamente perduta. Si frantuma così uno dei bracci di quella tenaglia che nei piani francesi avrebbe dovuto stritolare da nord e da sud l'impero. È il fallimento di un piano geostrategico portato avanti per anni. Davanti agli occhi di Luigi XIV si manifesta la più grande catastrofe di tutto il suo regno, mentre a Briançon Filippo d'Orléans cerca disperatamente coi suoi generali una qualsiasi soluzione a questo disastro, arrivando perfino a pensare di poter inviare un corpo che sbarcasse in Liguria per arrivare a soccorrere Alessandria o addirittura a compiere una puntata dalla Svizzera.
sogni impossibili, in ogni caso resi tali dalle immediate contromisure di Eugenio. È la svolta della guerra. Questa sarebbe durata ancora 8 anni, ma la marea è cambiata. Ci sarebbero voluti ancora molte altre battaglie e molto altro sangue, ma per i Savoia, per il Borbone, per gli Asburgo e anche per il resto del mondo erano già decisi ormai i prossimi 100 anni e molto, molto altro di quello che sarebbe venuto ancora dopo. Con il 1714 e il 1715, con i trattati di Rastad e Utrecht, Vittorio Amedeo riotteneva Nizza e la Savoia e acquisiva il Monferrato, Valenza, Alessandria, l'alta valle di Susa e soprattutto la Sicilia con il titolo di re. Egli infatti diventa il primo re to court della dinastia Sabauda. Un regno importante, uno dei soli 4 regni in Europa che garantiva l'unzione del sovrano al momento dell'incoronazione, quindi una vera e propria consacrazione. Il più grande balzo possibile per una dinastia e una prospettiva futura enorme, di cui Vittorio era ben consapevole. Non a caso, pochi mesi dopo, un suo diplomatico gli scriveva: «Vostra maestà con Torino prenderà Milano e con Palermo prenderà Napoli». Non per niente, del resto, quando qualche anno dopo Vittorio Amedeo sarà costretto allo scambio della Sicilia con la Sardegna, farà il diavolo a quattro. Ma del resto forse ciò fu un bene. La Sicilia infatti, per quanto anche volendo ricca, era troppo lontana, sotto certi punti di vista indifendibile e con una situazione fiscale, economica e finanziaria già forse troppo compromessa e avrebbe forse solo drenato risorse. Ma le conseguenze di Torino non si limitarono di certo a questo, anzi furono mondiali. Filippo d'Angiò ottenne il titolo di re di Spagna, ma dovette rinunciare intanto al trono francese e del resto anche in gran parte all'impero spagnolo, il quale fu infatti diviso. I possedimenti americani rimasero a Madrid, ma l'Europa fu completamente persa. Come abbiamo visto, la Sicilia fu data ai Savoia, mentre la Sardegna e l'Italia peninsulare, il napoletano per così dire, andò insieme alla Lombardia, agli Asburgo d'Austria. E come tutti sappiamo, a Milano gli austriaci ci sarebbero rimasti per i prossimi 150 anni. Non solo, ma fino adesso non abbiamo parlato, se non pochissimo, del più grande in assoluto vincitore di quella guerra, del vero vincitore di quella guerra, ovvero sia il Regno d'Inghilterra. Infatti, la Francia dovette cedere agli inglesi i diritti della baia di Hudson e della terra di Rupert, Terranova e l'Acadia, conservando solo l'Île Royale e l'isola di San Pietro, dove sarà poi costruita, se non sbaglio, Louisbourg. Era l'inizio del trionfo inglese in America e l'inizio di quello che sarebbe diventato il futuro Canada. Non solo, ma la Gran Bretagna otteneva dalla Spagna anche l'assiento e soprattutto Minorca e Gibilterra, dove, come sappiamo, è rimasta ancora oggi. Da allora fino ad oggi, quindi per i 300 anni successivi e probabilmente per molti, molti anni a venire, gli inglesi avrebbero deciso, decidono e decideranno chi entra e chi esce nel Mediterraneo. Ancora di più, per gli inglesi era stato un trionfo diplomatico, in quanto avevano realizzato la perfetta balance of power. In altre parole, nessuna potenza era in grado da sola di surclassare le altre e nessuna, soprattutto, era in grado di contrapporsi alla Gran Bretagna. Gran Bretagna, tra l'altro, che grazie ai suoi alleati imbrigliava la sua più grande rivale, ovvero sia la Francia. Questo fu l'esito di quella guerra, decisa da Eugenio e da Torino. Uno sconvolgimento degli equilibri mondiali, la nascita di nuovi regni e di nuovi imperi, la direzione che avrebbe preso il mondo per il secolo successivo e, in parte, per 300 anni, fino ad oggi. E qui abbiamo finito. Vi chiedo perdono se il video è stato eccessivamente lungo o troppo noioso. Spero di essere riuscito a farlo uscire per il 7 settembre, anniversario ovviamente della battaglia di Torino, se avete visto questo video. Ma vi chiedo anche perdono di qualunque tipo di errore o mancanza che possa esserci nel video, perché se
Tornando alla metafora di quelle viste in questo video sterminato, diciamo che mi ha fatto quasi venire i capelli bianchi questo video, perché ho avuto diversi problemi con diversi computer. Uno è morto, l'altro si è comunque suicidato, ho perso il copione, ho dovuto rifarlo, cioè, insomma tutto un casino con cui non sto ulteriormente a tediarvi. E come al solito è il momento che in realtà tutti ambite di più, il momento per cui tutti siete arrivati alla fine del video, ovvero sia è il momento di mostrarvi le mie fonti principali. Allora, per questo video le fonti principali sono Capitani di Casa Savoia di Ciro Paoletti e ancora di più, adesso lo prendo che è un po' ingrottato, un tomo meraviglioso sempre di Ciro Paoletti ma anche di Natale Pentimalli e sempre dello Stato, ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, il principe Eugenio di Savoia, una monografia, una biografia monumentale e che fa chiarezza su tutti gli aspetti della vita, di buona, sì, letteralmente su tutti gli aspetti della vita per quanto si possa ricercare. E uno studio, secondo, a mio parere, fantastico. Io questi libri me li dovrò procurare completamente per tutti i secoli dei secoli, me li dovrò portare nella tomba se riesco. Quindi, consiglio comunque appunto l'acquisto sicuramente di questi due libri, non solo, ma ovviamente per la situazione generale, se, eccetera, va sempre bene i Savoia di Cognasso con una buona sintesi. Mauro Minola, che tra l'altro mi iniziò alla conoscenza di questi argomenti parecchi anni fa ormai, in questo caso Savoia in guerra, glorie e sconfitte di una dinastia, Oh bravi guerrieri, l'arrivo di Napoleone in Italia, la guerra delle Alpi, Giovanni Merla, che in realtà parla anche appunto della guerra che avvenne letteralmente 90 anni dopo, ma che comunque diciamo riprende alcuni argomenti della sede di Torino, e altri libri, altre fonti sono presenti, ve li indicherò in descrizione, specie per quanto magari riguarda le immagini e le mappe. E infine volevo, se possibile, fare una piccola pubblicità a questo libro che non è stata, beh, in parte sì, è stata anche una fonte per questo libro, per questo video, ma soprattutto è un libro che io consiglio caldamente, anzi molto caldamente, in maniera assoluta, nonostante su alcuni punti di vista sia un filo in disaccordo, su certi argomenti generali, per chiunque sia interessato a questi argomenti, la guerra del Settecento anche in generale, la guerra del Settecento in Italia, perché ricordatevi che, come vedremo spero nei prossimi video, quando porterò la mia vecchia tesi, il Settecento è un secolo molto spesso snobbato, ma forse, se non il più decisivo, uno fra i più decisivi dell'Italia nella storia recente, quello che ha davvero deciso appunto i 300 anni successivi, in buona sostanza. E questo libro è di Giovanni Cerino Badone e Eugenio Garoglio, scusatemi, La battaglia della Sietta e la campagna militare alpina del 1747. Spero adesso di essere stato utile, spero adesso di poter andare a riposare, non è vero perché devo montare video nonostante ho fatto due notti in bianco, sono solo le 6:45 del mattino stavolta, non le 7, quindi ditemi voi nei commenti cosa pensate di questo evento epocale che ha segnato la storia, fatemi magari anche sapere nei commenti cosa ne pensate di questo video che è tutto meno che epico o epocale, e noi ci vediamo come sempre a un prossimo video, come sempre ovviamente su Zack Zack. Ho fatto un errore di consecuzione temporale.